Buongiorno, sono l'ingegnere Oliar Badessi della ETC SRL di Bagnolo Cremasco e in questo video esplicativo vi illustrerò il funzionamento del quinto conto energia per l'incentivazione di impianti fotovoltaici che entrerà in vigore a partire dal 27 agosto dell'anno 2012. Innanzitutto, per comprendere al pieno il funzionamento di questo meccanismo di incentivazione è necessario definire alcune tipologie di installazione degli impianti fotovoltaici. È definito impianto fotovoltaico a tetto l'impianto fotovoltaico costruito adiacente alla falda di copertura degli edifici. Tutti gli altri impianti fotovoltaici sono rappresentati dalla categoria altro tipo di impianto fotovoltaico. Il GSE pagherà con scadenza mensile o bimestrale un incentivo in termini di euro in funzione della tipologia di installazione dell'impianto, della potenza di installazione e della data di entrata in esercizio. Qui possiamo vedere rappresentata la tabella da cui si può estrapolare il valore di incentivazione. La tariffa omnicomprensiva è una tariffa che verrà retribuita dal GSE a fronte dell'energia immessa nella rete elettrica. La tariffa premio sull'autoconsumo sarà una tariffa retribuita sempre dal GSE, valutata sulla quantità di energia elettrica autoconsumata direttamente dall'impianto fotovoltaico. Per esempio, un impianto di potenza installata di 100 kW installato sulla copertura avrà diritto a una tariffa omnicomprensiva pari a 0,199 euro ogni kilowattora prodotto per l'energia venduta, quindi immessa nella rete elettrica, e una tariffa pari a 0,117 euro ogni kilowattora per la parte di energia autoconsumata direttamente dall'impianto. Andando nel dettaglio dell'esempio, un impianto fotovoltaico di 100 kW installato a tetto e allacciato nel secondo quadrimestre del 2012 avrà diritto a una tariffa omnicomprensiva pari a 0,199 euro ogni kilowattora. Ipotizzando un'installazione in Lombardia, un tetto inclinato verso sud di 10 gradi, un impianto da 100 kW produrrà circa 110.000 kWh ogni anno. In un funzionamento standard, ad esempio in un'azienda, si ipotizza un autoconsumo del 40% dell'energia, quindi a fronte di 110.000 kWh prodotti, circa 44.000 kWh ogni anno si ipotizzano autoconsumati e quindi utilizzati direttamente dai carichi dell'azienda. Di conseguenza, un impianto di questo tipo avrà diritto a una tariffa pari a 0,199 per 67.000 kWh ogni anno, che sono quelli immessi nella rete elettrica, per un totale di 113.130 euro ogni anno. Il meccanismo di incentivazione ha una validità di 20 anni, per cui tale impianto comporterà in termini di tariffa omnicomprensiva 262.700 euro per tutta la durata dell'incentivazione. Ora, partendo da un autoconsumo pari al 40%, si ipotizza un consumo quindi di 45.000 kWh. La tariffa dell'autoconsumo è pari a 0,117 euro. Il premio dell'autoconsumo retribuito direttamente dal GSE sarà pari quindi a 5.270 euro ogni anno, quindi a 105.400 euro in 20 anni. È da considerare anche comunque il risparmio diretto in bolletta. Ipotizzando un costo di prelievo dell'energia pari a 0,18 euro ogni kilowattora, la bolletta vedrà un decremento pari a circa 8.100 euro ogni anno, per un totale di 162.000 euro in 20 anni. Di conseguenza, un impianto fotovoltaico di questo tipo, in termini di tariffa premio e risparmio diretto in bolletta, porterà un guadagno totale di 13.370 euro ogni anno. Riassumendo, un impianto di 100 kW avrà diritto a una tariffa omnicomprensiva pari a 13.130 euro, a una tariffa autoconsumo e a un risparmio diretto pari a 13.370 euro, per un guadagno totale annuo di 26.500 euro,
Ipotizzando un costo dell'impianto pari a 180.000 euro, si ha un tempo di rientro dell'investimento inferiore ai 7 anni, con un rendimento economico pari al 9,5% ogni anno. C'è inoltre da considerare che esistono premi per l'utilizzo di componenti europei e per lo smaltimento delle coperture in Ethernet contenenti amianto. Per qualsiasi informazione, comunque, contattateci all'indirizzo mail info@etc-italy.it o visitando il nostro sito www.etc-italy.it. Grazie per l'attenzione.